Con la nuova Tari il metodo di suddivisione dei rifiuti non cambia. Ciò che cambia è il metodo di esposizione della frazione indifferenziata o secco. Tutti i cittadini sono coinvolti, dalle attività commerciali ai privati, sia unità singole che condomini. Ogni utenza ritirerà nelle prossime settimane presso il municipio un bidoncino dotato di un microchip integrato che consentirà di rilevare automaticamente il numero di svuotamenti di ogni utenza. Per i condomini verranno indicate agli amministratori le aree di deposito del bidone per l'esposizione. Per l'anno in corso questo metodo sarà sperimentale e la Tari verrà calcolata con la tariffazione attualmente in uso. Dal prossimo anno, invece, la quota variabile sarà legata al numero di esposizioni del bidone dell'indifferenziato. Quindi chi meglio differenzia, meno paga. In questi giorni sono tante le preoccupazioni che sui social vediamo rilevare. Nei prossimi giorni sono state organizzate quattro diversi incontri in quattro diverse frazioni del nostro territorio per spiegare meglio le nuove modalità di tariffazione e di esposizione del bidone. Tante sono le domande, dai pannolini per i più piccoli, dalle esposizioni nei condomini. Cercheremo di rispondere a tutte le domande. Quindi vi invitiamo agli incontri, vi invitiamo a scaricare la nuova app Riciclario, dove potete ritrovare tutte le modalità di conferimento dell'indifferenziato, seguire i nostri social e i canali istituzionali come il sito dove è riportate tutte le spiegazioni per la nuova tariffa.